Nella prima lettera a Timoteo, Paolo afferma un principio universale di salvezza di Dio. Dice espressamente che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Sempre un'affermazione scontata, ma scontata non è. Quante volte noi dubitiamo del fatto che alcuni siano destinati alla salvezza o anche di noi stessi o dei nostri cari, a volte la storia ci porta a dubitare che Dio ci voglia bene, che Dio voglia il nostro bene, la nostra salvezza, la nostra redenzione. E che allora Paolo ci ricorda un principio, anzi un annuncio molto importante che un po' si realizza nel testo di Luca, di questo centurione, il quale chiede che un suo servo sia salvato. E vediamo che allo stesso tempo non vuole scomodare Gesù che venga da lui. E Gesù lo loda, dico, grande la fede, non ho visto una fede così grande, che significa che lui, quest'uomo, questo pagano, è certo dell'amore di Dio, è certo di questo principio di salvezza. Cioè non facciamoci condizionare né abbaiare dalla nostra storia, dagli eventi. Spesso pensiamo perché gli eventi non vanno bene, perché le cose vanno contro, dunque Dio non mi vuole bene, Dio non mi vuole redimere. Possa la parola di oggi illuminare, ravvivare il fuoco di questa fede. Dio desidera salvare tutti, tutto il mondo, e lo ha fatto in Cristo nostro Signore. Buona missione.